Questo libro contiene 30 storie sugli studenti e gli insegnanti della scuola Wayside. Prima di iniziare però c'è una cosa che dovete sapere, altrimenti vi sentirete un po' confusi. La scuola Wayside è stata costruita per sbaglio sottosopra. In teoria avrebbe dovuto essere alta un solo piano con 30 classi messe in una bella fila orizzontale. Invece le 30 classi sono state costruite una sopra l'altra, in verticale. Il costruttore si è detto molto dispiaciuto. Gli alunni della Wayside invece sono contenti di avere una scuola sottosopra. In effetti hanno un cortile super grande. Gli studenti e gli insegnanti descritti in questo libro sono tutti nella classe all'ultimo piano. Perciò si tratta di 30 storie sulla classe al 30° piano della scuola Wayside. Qualcuno ha detto che queste storie sono sciroccate e strambe, il che probabilmente è vero, però quando racconto di voi agli studenti della Wayside, loro pensano che voi siate sciroccati e strambi. E anche questo è probabilmente vero. Non mi è mai capitato di incontrare una scuola così strana come quella dell'ultimo piano. Maestre che trasformano i bambini in mele, addizioni e sottrazioni fatte usando le punture di zanzara, topi morti che si presentano in classe sotto strati di impermeabili puzzolenti e poi bambini che stanno comodi a testa in giù o che non possono fare a meno di tirare le trecce della compagna seduta davanti a loro. Insomma, una scuola incredibilmente incredibile. Penso che a leggere queste avventure vi divertirete anche voi almeno quanto mi sono divertita io. Buona lettura!